Studenti.org presenta un'intervista esclusiva al gruppo Teatrando. Dunque, chi propone il testo da interpretare? Nei diversi anni la scelta dei testi appunto da interpretare è stata affidata innanzitutto alla regista, Marta Comeglio, e negli ultimi due spettacoli diciamo che la supervisione dei testi è stata data dal nostro ex preside Candido Meardi. Grazie. Continuiamo con un'altra domanda. Il testo viene adattato? Sì, diciamo che molte volte il testo rispecchia ciò che il personaggio è, innanzitutto nell'ambito dell'opera teatrale, ma molto di più la persona che lo deve interpretare. Per esempio, se faccio l'esempio mio, sono una ragazza abbastanza estroversa, con una voce acuta, è logico che il mio personaggio dovrà adattarsi a me quanto io però mi devo adattare a lui. Certo. E questo testo quando viene adattato, da chi e perché? Solitamente dalla regista. Però molte volte anche noi cambiamo parole che ci sembrano più appropriate al nostro modo di recitare. Bene, e un'altra curiosità, come avviene la scelta degli attori? Proprio io devo rispondere alle domande imbarazzanti e politicamente scorrette. No, niente, viene fatta all'inizio dell'anno, certo, a ogni persona viene data la parte che è più consona, diciamo, caratterialmente alla persona stessa, ma viene tenuto conto il fatto che noi non siamo qui per lavorare, siamo qui per divertirci, siamo un gruppo innanzitutto, e quindi si cerca di dare uno spazio il più uguale possibile a tutti, la possibilità a tutti di esprimersi allo stesso modo. E cosa potete dirci a proposito dell'abbinamento autore-personaggio? Attore-personaggio? Beh, innanzitutto i ruoli principali vengono dati di solito ai ragazzi che hanno più esperienza, cioè sono da più anni all'interno del gruppo. E poi ovviamente ogni caratteristica del personaggio si studia in base al carattere che emerge del personaggio e comunque anche durante le prove al carattere che emerge degli attori. Viene assegnato un ruolo a chi si ritiene abbia più affinità con il personaggio che deve interpretare. Certo. E che tipo di preparazione è fondamentale? Beh, dunque, per cominciare bisogna conoscere, come dico io, noi stessi, le nostre possibilità e il gruppo nel quale recitiamo. Solitamente nel mese di maggio, quando inizia il corso, si fanno degli esercizi che servono per capire i propri limiti, ma anche le proprie capacità, e si fanno degli esercizi per stare in gruppo, che è fondamentale comunque il gruppo per appunto poi fare lo spettacolo. Ovviamente non penso sia il primo anno che hai recitato, quindi quale tra i ruoli che hai interpretato ti è piaciuto di più? Allora, per quanto riguarda i ruoli corali, quello che sicuramente mi ha divertito di più è stato quello delle barcanti, perché vabbè, innanzitutto come struttura dello spettacolo era una cosa pensata esattamente per essere corale, e poi perché mi sono trovata molto bene con le ragazze del liceo con cui ho recitato. Come parte singola, forse sarà un po' scontato, ma è stata quella di quest'anno, perché sono riuscita ad abbinare la recitazione e il canto, che sono le due cose che mi piacciono. Per quanto mi riguarda, anch'io ho partecipato alle Baccanti e penso che a livello della corale il gruppo sia stata la cosa più bella mai vista. Anche il Marà, dove facevo la parte della pazza, sempre mi è piaciuta. E a livello individuale, quando ho fatto la Venetrice, nello spettacolo Giro Tondo. Come ho già detto prima, anch'io comunque ho interpretato diversi ruoli in questa compagnia. Sì, sono d'accordo con Camilla e Caterina per quanto riguarda il ruolo corale dei Baccanti, perché a livello di gruppo eravamo comunque molto in sintonia e siamo riuscite a
buon lavoro. E come parte singola, cosa dire, sono un po' indecisa, perché sia il ruolo tragico di Charlotte Corday nel passato scorso anno, che il ruolo più comico del Signore Notte di Mezz'estate, in cui interpretavo Emma, sono per me dei ruoli, diciamo, molto, molto, molto cari, a cui sono affezionata. Non saprei rispondere a questa domanda. Bene, allora passiamo a un'altra tranquillamente. Dunque, la buona riuscita di uno spettacolo dipende dall'interazione tra i personaggi o dalle doti di qualcuno che emerge? Anche qui dipende, perché solitamente questi spettacoli sono stati appunto, non dico creati, ma Marta Comelio ha sempre cercato di non far emergere i singoli protagonisti, ma tutto il gruppo, quindi ha cercato di la collaborazione di tutti, e comunque la buona riuscita di uno spettacolo non dipende soltanto da un singolo attore o da due o tre che sono più bravi di altri o meno, perché come ci dice sempre la Marta, tutti siamo bravi, l'unica cosa è cercare di far emergere ciò che c'è in noi di nascosto. Penso che siamo d'accordo anche. Beh, quello che Marta dice anche è: non esiste un piccolo attore, ma esiste una piccola parte. Forse lo dice Strider, non solo Marta Comelio. Beh, io parlo con Marta Comelio, va bene. Comunque, no, come ho detto, è così. Cioè, indipendentemente dal fatto che tu faccia una piccola parte, non vuol dire che tu non sappia recitare. E io ne ho. Non provo niente di questa. Bene, grazie, questa prima parte dell'intervista è finita, ci vediamo dopo.